È un'agenzia, immobiliare tipo la nostra. Nickname. Noi non siamo criminali, abbiamo fatto ricorso a questa procedura medica che è perfettamente regolata negli Stati Uniti, tutte le parti coinvolte sono consenzienti, consapevoli, abbiamo una relazione stabile con la nostra portatrice, i nostri figli la conoscono, quindi in realtà non c'è sfruttamento, non c'è nessuna delle cose che si vuol far credere all'opinione pubblica. C'è una portatrice e c'è una donatrice. In realtà la madre è una figura che non esiste nelle nostre famiglie, non perché noi la strappiamo o la eliminiamo, ma perché non esiste dall'origine. Detto questo, non strappiamo niente a nessuno. Fatto sta che se i genitori intenzionali, idealmente, non volessero portare via il bambino che nasce negli Stati Uniti, il bambino andrebbe in adozione, perché non c'è nessuna delle parti coinvolte ad essere genitore per la legge americana, né la portatrice né tantomeno la donatrice, che in molti casi è anonima. Abbiamo voluto che i nostri figli, quando sono più grandi, se vogliano conoscere la donatrice, perché la portatrice già la conoscono, ma la donatrice dell'ovocita, se lo volessero conoscere, sono liberi di farlo, proprio perché loro conoscono la loro storia, sanno come sono venuti al mondo, conoscono tutta la procedura, sanno che noi avevamo il desiderio di diventare genitori e che quindi siamo riusciti a farlo grazie a questa procedura, grazie a queste donne spettacolari che ci hanno aiutato in questo percorso. Almeno non è l'esperienza del Canada, non è assolutamente vero che la bambina viene strappata dalle braccia di chi l'ha messa al mondo. Penso che la cosa più carina è che in sala parto eravamo noi e la sua famiglia, siamo stati vicini, aggiungerei che non conta niente, l'abbiamo abbracciata un'ora appena nata tutti assieme, abbiamo passato un mese e mezzo, che è stato il tempo per avere i documenti per tornare in Italia, stando assieme tutti i giorni. La porta era aperta e è stata una cosa bellissima. E la prima cosa che ci ha detto Charlotte, perché si chiama Charlotte, il giorno dopo la dimissione della clinica, quando è venuta, è: ragazzi, sono felicissima per voi e sono felicissima per me per avervi aiutato a fare questo. Il tema è questo, è fare una legge, un percorso che escluda i casi di abuso, di compravendita dei bambini. Noi vogliamo assolutamente che abbia un rapporto, è stata una delle cose che ci ha spinto verso il Canada, poi sono scelte personali, ci possono essere mille considerazioni. E il nostro percorso è stato lungo e ha richiesto più tempo, perché abbiamo sempre cercato interlocutori che volessero quella che viene chiamata una donazione aperta per quanto riguarda chi ha donato gli ovuli e la gestazione aperta. Può spintare per così? In vitro, la maternità surrogata, eccetera. In sotto, già mezza aperta, che sorrideva, e allo stesso periodo Papa Francesco pronunciava il suo consueto: What is surrogacy? It's basically the practice of buying babies. It's turning women into commodities. It violates a number of international laws. It's the intentional separation of mother and child, which makes it different from adoption. Adoption, in a sense, could be helping a child that needs a family. Surrogacy is nothing like that, because it's creating children with the intention of separating them from their mother. Our goal is the universal abolition. So for this, we have people from everywhere. We are here in Rome, in this beautiful city, because we want to promote this idea, because we think it is possible, even if it's ambitious, that we have to protect women and children from this very big market, which is called surrogacy market, which is a market which is increasing all over the world. Today there are 36 million slaves in the world. It's abolished. So does that mean we have to regulate slavery because there are slaves? No. To me, it's not possible. It's not ethical, of course.
and we wouldn't even think about doing so. And it's the same thing with surrogacy. It's not because it exists that we have to regulate it. We don't regulate a bad practice, we abolish it. Rispetto al costo, ha già una fecondazione in vitro.